proseguono incontri con l'isola di Calypso, per l'isola di Calypso, l'associazione culturale che fa capo a me, a Massa, la Laura Lazzarini, la Sandra Tedeschi, e organizziamo incontri con gli scrittori, generalmente li organizziamo nelle librerie, ma in tempo di coronavirus siamo costretti a organizzarli via Skype. Quindi io do il benvenuto a Luca Martinelli, scrittore toscano. Ciao Luca. Ciao Alessandra, grazie dell'ospitalità e dell'invito. Figurati, grazie a te. Allora, Luca è stato chiamato da me per presentare Una libera donna d'affari, che è questo libro, che è uscito da poco e è stato presentato anche l'ultima presentazione, credo che hai fatto, l'hai fatta a Pistoia al Festival del Giallo. Esattamente, eravamo nei primissimi giorni dell'emergenza. Ancora in qualche modo ci potevamo muovere, da quel momento in poi, come dire, finito il Festival del Giallo di Pistoia, siamo entrati in quarantena tutti quanti, insomma. Tutti a casa. Tutti a casa. Allora, Una libera donna d'affari. Allora, diciamo, facciamo una breve presentazione, poi diciamo di cosa ti occupi, perché voglio parlare anche di un altro argomento. Allora, La libera donna d'affari, ambientato dove e quando, intanto? Allora, è ambientato a Prato, che è la città in cui vivo, ed è ambientato nel 1905, settembre 1905. Quindi ci sono i Regi Carabinieri. Esatto. Per quello che sei stato invitato al Festival del Giallo, che aveva come oggetto, come argomento, i Carabinieri. Sì, quest'anno aveva un focus su Carabinieri. Il protagonista del mio romanzo, il detective che si incarica di indagare sulla morte di Violetta Marconi è un maresciallo dei Carabinieri, il maresciallo Giorgio Filleri, un maresciallo che si trova da poco tempo a Prato a comandare la stazione dei Carabinieri e che fino a che non è arrivato a Prato un anno e mezzo prima circa del momento in cui si svolge l'ambientazione di Una libera donna d'affari. Per 30 anni è stato un carabiniere, un militare. Carabiniere sì, ma militare nei corpi di spedizione dei carabinieri, per cui ha combattuto a Porta Pia, ha combattuto durante la campagna coloniale nel Corno d'Africa, ha combattuto appena nel 1900, quindi 5 anni prima della libera donna d'affari, in Cina, durante la spedizione militare internazionale per la guerra dei Boxer, quindi The Boxer. Quindi è un uomo d'arme sostanzialmente, e tant'è che insomma scoprirà che non è così facile fare l'investigatore per chi non lo ha mai fatto. Si troverà in parecchie difficoltà in più di un momento, commetterà degli errori. E poi però insomma è comunque un uomo intelligente, è comunque un uomo che non si arrende, è un uomo capace anche di ascoltare le critiche o comunque gli appunti che gli altri gli fanno e alla fine insomma riuscirà a trovare il bandolo della matassa e a giungere a conclusione dell'indagine. Questo è un giallo che si legge tutto d'un fiato, perché effettivamente è un giallo in piena regola che si apre con un evento già tragico, però ecco, è scritto in una maniera molto fluida, con una scrittura molto fluida, quindi questo è un giallo che sicuramente in una giornata per i lettori forti come posso essere io e tanti altri. Si legge perché quindi si legge bene perché poi oltre Mi fa piacere perché se il lettore può trovare piacevole anche la lettura oltre che la storia, questo aiuta senz'altro e sentirselo dire fa davvero un grande piacere, quindi grazie. figurati, ma io sono contenta di poterlo dire perché effettivamente
è fluida la scrittura, quindi scorrevole la storia, eccetera. Poi naturalmente incuriosisce molto anche, quindi fino a che non sei arrivato a capire cosa è successo, perché poi la storia gira proprio intorno alla libera donna d'affari, quindi Certo. chiaramente è che finché non abbiamo capito questa libera donna d'affari cosa faceva, effettivamente non siamo contenti. Eh beh, sì, il mistero ruota tutto intorno alla protagonista, non protagonista, nel senso che muore subito, è la vittima che incontriamo subito nella storia, Violetta Marconi, che è una donna, un po' atipica per la Prato dell'epoca, ma che incarna diciamo così, un modello di donna che cerca di affermarsi in Italia, ma anche in tutta Europa soprattutto. Cioè quelle donne che cercano, come dire, un nuovo ruolo sociale, una nuova posizione, aspirano alla parità con l'uomo. Violetta Marconi, in una città in cui le donne sono o mogli, sia che esse siano ricche o che siano degli strati più bassi della popolazione, ma che sono o mogli o nel caso delle povere, degli strati più bassi della popolazione, sono al limite operaie dentro a qualche fabbrica o tessitrici a mano in una stanzetta della loro casa. Violetta Marconi è un'imprenditrice, ha una sua piccola azienda, svolge traduzioni commerciali con la Francia. Per chi le svolge queste traduzioni commerciali per la Francia? Per le aziende tessili di Prato, sostanzialmente, che già allora sono altamente dinamiche, proiettate verso il futuro, verso le esportazioni, e quindi hanno relazioni commerciali forti con i paesi esteri, tra cui anche la Francia, appunto. E Violetta Marconi, che è di madre francese e conosce la lingua, si occupa delle lettere d'affari in partenza per la Francia o in arrivo dalla Francia per le aziende tessili e per altri professionisti che ne avessero bisogno. E però tutta questa vicenda si svolge in una città che è sì una città per quanto riguarda l'Italia, ma agli occhi, ad esempio, del maresciallo Quilteri è un paesone ingrandito. Lui che ha visto Roma, che ha visto Milano, che ha visto Shanghai quando si è trovato ad essere in Cina. Insomma, Prato alla fine è proprio un paesone. E del paesone, del paese, ha tutte le caratteristiche, compreso, come dire, lo spiare dalle finestre, il vicino, il pettegolezzo, la maldicenza, eccetera. E Killeri, dovendo indagare su questa donna, si trova proprio ad affrontare questo spaccato del mondo paesano. Intorno a questa donna si inseguono e si susseguono milioni di voci, pettegolezzi, cose dette e non dette. Si sussurra, insomma, che al di là del lavoro vero che lei dice di fare e che fa anche, insomma, forse fa anche qualche cos'altro, perché la si accusa di essere una donna molto libera anche nelle questioni di cuore o di letto. E quindi, insomma, Killeri si ritrova non solo senza prove in mano concrete per riuscire a capire chi è che potrebbe aver ucciso questa donna, ma anche senza un movente vero, e nella ricerca del movente e delle prove, negli ostacoli posti da tutto questo chiacchiericcio e pettegolezzo e maldicenze che intorno a questa donna in città circolano. Perché maldicenze, perché effettivamente erano maldicenze, però non si riesce a capire, no? Tutto gira intorno a questa cosa, infatti ci si incuriosisce molto per sapere effettivamente se questa donna, le voci erano vere, non erano vere.
Questo l'hai reso molto bene, l'hai reso molto bene. Senti, passiamo a un altro argomento perché, che mi interessa, perché tu sei molto appassionato di Sherlock Holmes. Sì, decisamente. Decisamente, e scrivi anche dei racconti. Sì, io ho cominciato la mia attività di scrittore scrivendo storie apocrife, racconti apocrifi e romanzi apocrifi su Sherlock Holmes. Quindi sì, era ed è il mio personaggio, come dire, preferito per tutta una serie di motivi. Non tanto per la genialità, per certe caratteristiche che un po' tutti riconoscono ad Holmes, ma perché a forza di leggere e rileggere le sue avventure mi sono reso conto che se ci si astrae un attimo dall'aver incontrato un uomo geniale, a cui tutti, come dire, guardano con grande ammirazione, sotto sotto ci si trova di fronte a un uomo anche con grandi sentimenti, con grandi valori, il valore assoluto della giustizia, il valore assoluto dell'amicizia, il valore assoluto della libertà. E quindi un uomo che ha un grandissimo rispetto, nonostante ciò che si dica o ciò che possa apparire leggendolo in qua e là, del mondo femminile, delle donne. Perché non c'è mai in un racconto, neanche quando incontra delle criminali, uno Sherlock Holmes che manchi di rispetto a una donna. Quindi è un personaggio assolutamente complesso, al di là di quella che è, diciamo così, la convinzione generale che sia semplicemente un uomo geniale, capace di trovare l'indizio. È anche questo. Ma non è soltanto quello. E poi è un uomo, un detective, che anche lui sbaglia, cade in errore, a volte fallisce. Quindi, diciamo, c'è una rappresentazione, di Sherlock Holmes che abbiamo, che il cinema, la televisione poi hanno contribuito a darci, che non è esattamente come il personaggio invece è nella realtà, se le sue avventure si leggono al di là del piacere di rincorrere l'avventura che in quel momento Holmes sta vivendo. E quindi è per questo che mi ha totalmente affascinato, insomma. Poi forse è un po' colpa anche dell'associazione degli sherlockiani di cui faccio parte, che ci ha spinto e ci spinge appunto a studiare le storie di Holmes nei minimi dettagli, alla ricerca della curiosità più assurda e più assoluta. Non lo so, forse è un mix di tutto questo. Comunque, appunto, Holmes è il mio personaggio preferito. Ho cominciato scrivendo di lui. Poi, ovviamente, siccome insomma, di mestiere faccio il giornalista, mi è comunque sempre piaciuto scrivere e immaginare storie. Ovviamente non ho scritto soltanto di Holmes, ho scritto anche di altri, con altre cose, di altri personaggi, e Kingsbury è la mia ultima creatura e ci sono molto affezionato, devo dire. Senti, ma Killeri è il primo, ce ne saranno degli altri? Ma sì, penso di sì, nel senso io quando ho finito di scrivere Una libera donna d'affari, che lì sul momento mi sembrava dover essere un romanzo autoconclusivo anche del personaggio, in realtà ho scoperto che non ho ancora detto tutto del personaggio e che Prato mi suggeriva anche altre storie. E quindi penso che quantomeno ne verrà fuori una trilogia, poi staremo a vedere. Beh, anche una trilogia è interessante perché tanto questi personaggi seriali ormai ce ne sono tanti e sono molto amati. Ah beh, certo, no, Sono molto questo. amati e tanti vanno avanti, ne scrivono tantissimi. D'altra parte, Sherlock Holmes stesso è un personaggio seriale. Certo. Lo è stato seriale per il suo autore Conan Doyle ed è diventato seriale, appunto, grazie al mondo degli apocrifi, per altri autori. Quindi, insomma,
non mai demonizzare i personaggi seriali. Eh no, infatti sono molto amati. Poi vedo, noi facciamo molte presentazioni, sono quasi tutte qui a Massa, sono quasi tutte con i personaggi seriali e vedo che la gente ci si appassiona. Sì, il lettore s'affeziona al personaggio, è curioso di sapere che cosa succederà nella sua vita, al di là delle indagini che possa svolgere. E, insomma, quindi sì, decisamente il personaggio seriale, insomma, ha tutta la dignità di esistere, ed è giusto che esista, insomma. Allora, per il momento consigliamo una libera donna d'affari perché naturalmente quando è uscito non è molto che è uscito. Allora, è uscito nell'autunno del 2019, per cui diciamo in una situazione di normalità, di mercato normale, si avvierebbe ad essere abbastanza, non ti dico vecchio, ma insomma vicino al momento di passare in una situazione in cui il mercato è rimasto fermo, le novità editoriali non ci sono state. E in un mercato in cui ancora per qualche mesetto, insomma, galleggeremo un po', insomma, è praticamente ancora quasi una novità. Quindi chi ha voglia di leggerlo sicuramente lo deve fare. E poi comunque, anche appena non fosse più una novità, leggetelo lo stesso. Questo è un giallo che si legge in poco tempo, quindi volendo anche in vacanza. Ora, naturalmente, a maggior ragione che siamo chiusi in casa, un pochino, cioè, come dire, è un giallo, sì, c'è l'omicidio, eccetera, però insomma è anche leggero, ci si fa anche una risata. Quindi, insomma, volendo, poi arrivano i corrieri a casa, li portano, quindi a Esatto, un certo esatto. punto si può acquistare. Ok Luca, allora io ti ringrazio molto, ti aspettiamo col prossimo libro allora. Grazie. Senz'altro, senz'altro. Mi farà piacere incontrarvi quando ci sarà la novità. Sì, Poi, ma stai scrivendo? sto Ma scrivendo. che per i Killeri? Sono nel pieno della seconda avventura di Hilleri, sì. Allora poi dopo, tra qualche mese, rivalutiamo il discorso presentazioni di persona. E senz'altro in inverno, autunno, inverno torni, vieni a Massa, ti Perfetto, invitiamo. mo molto molto volentieri, mi farà un grande piacere. Ok, grazie mille Luca. Grazie a te Alessandra, grazie. Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao ciao. Ciao, ciao.